Con la ricetta di oggi è primavera tutto l'anno. Benvenuti in Cucina per te. Oggi prepariamo una buonissima e genuina pasta ai piselli secondo la ricetta napoletana che vuole tutti gli ingredienti cotti insieme in un'unica pentola. Con questo metodo di cottura l'amido della pasta lega bene il piatto rendendolo piacevolmente cremoso. Vediamo quali sono gli ingredienti e prepariamoli insieme. Per due persone occorrono 250 g di piselli sgranati freschi o surgelati, uno scalogno piccolo, mezza carota, sedano, 125 g di pancetta a cubetti, olio extravergine d'oliva, parmigiano reggiano, 200 g di pasta tipo di tali lisci, sale e pepe. Iniziamo la preparazione versando in una pentola olio quanto basta a coprirne il fondo. Accendiamo il fuoco, aggiungiamo la carota, il sedano e lo scalugno precedentemente puliti e tritati. Lasciamo soffriggere un minuto. Poi uniamo la pancetta a cubetti e la facciamo leggermente rosolare. Versiamo i piselli. Aggiungiamo acqua fino a coprirli completamente. Facciamo cuocere tutto per circa 20 minuti dall'inizio dell'ebollizione. Se utilizzate i piselli freschi, i tempi di cottura saranno più lunghi, ci vorrà circa un'ora e mezza, quindi in questo caso aggiungete un po' di acqua in più. Infine uniamo la pasta e saliamo. Una volta cotta, spegniamo il fuoco ed uniamo il parmigiano grattugiato e il pepe. La pasta ai piselli è pronta. Vi raccomando solo di regolarvi bene con l'aggiunta dell'acqua, perché il risultato finale non deve essere brodoso. Spero che anche questa videoricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, continuate a seguirci sul nostro sito web, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto e alla prossima videoricetta!